giorno di lutto per le vittime della tragedia della Sardegna, vittime del cambiamento climatico, ma anche dell'incuria e dell'abbandono del territorio. E noi, secondo me, dobbiamo onorare le vittime non con delle passerelle, non con le solite frasi fatte, ma ricordando che nel settembre 2007 avevamo fatto la conferenza nazionale sui cambiamenti climatici e tra i punti fondamentali di azioni da svolgere c'era il piano nazionale sull'adattamento ai cambiamenti climatici con le procedure di velocizzazione dell'allarme, quindi allarmi realizzati in modo rapido e che garantiscono alla popolazione di sapere davvero cosa sta accadendo, misure di sicurezza e difesa del suolo e del territorio per prevenire le frane e le alluvioni. Ebbene, queste cose furono abbandonate perché io fui accusato di catastrofismo, dissero che ero esagerato, che non sarebbero accadute cose così drammatiche. Ebbene, le catastrofi in questi 6 anni, persi in modo criminale dai governi successivi, in questi 6 anni ci sono state le catastrofi di Genova, della Sicilia, della Toscana, della Calabria, ci sono state alluvioni, ci sono state ancora vittime. Quindi oggi, se davvero vogliamo onorare le vittime della Sardegna, dobbiamo innanzitutto dire: si faccia subito il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, si rimettano i fondi per la difesa del suolo e per gli interventi sul territorio, magari togliendoli a grandi opere pubbliche inutili e affaristiche e in alcuni casi addirittura dannose. Questo è il modo migliore oggi per dire che non solo è la giornata di lutto per le vittime della Sardegna, ma che non vogliamo più vittime per l'incuria umana. Il cambiamento climatico c'è e bisogna intervenire.